faccio un aggiornamento per quanto riguarda il lavoro di nuova pavimentazione sul Gugul. I lavori procedono spediti proprio in questi giorni dopo uno smantellamento di quello che era il vecchio asfalto. In questi giorni abbiamo lavorato con i sottoservizi perché c'erano delle condutture danneggiate e ieri invece impostato tutta la parte di sottofondo col calcestruzzo che proprio necessiterà di qualche giorno per il tiraggio e fare in modo che la prossima settimana potremo andare a posare i selcini. Contemporaneamente verrà realizzato tutto il nuovo marciapiede attorno all'impianto del paddle, proprio per andare a terminare quella che è tutta l'asfaltatura che avevamo previsto per la zona Lido. Restano fuori Viale Trieste e Via Franceschini, dove invece Enel deve terminare dei lavori di sottoservizi, una miglioria ulteriore rispetto a quella già fatta, ma quelle verranno poi completate in un secondo tempo. Successivamente a questo partiremo con l'asfaltatura della strada di mezzo, anche della rotatoria della Saipem e di seguito faremo anche una miglioria all'interno del circuito Marconi, dove creeremo un anello proprio per i pattinatori. Successivamente a quello andremo ad asfaltare via Galileo Galilei e via Bellandra a lavori conclusi rispetto a quello che è l'intervento di moderazione del traffico. I lavori non sono assolutamente di asfaltature conclusi, tanto che procederanno anche con la via Niccolò da Fano, via del Domenichino, quindi quella parte restante, via Paleotti, via del Guercino, che sono quelle che andranno a completare anche in questo caso tutto l'anello della zona Paleotta che avevamo individuato, la strada comunale che va da via Papiri a San Michele, quindi che passa davanti il centro natatorio, via Nino Bixio, via Pierpaoli e in ASET interverremo su via dello Scalo che è lato ferrovia, mentre sul parcheggio dello Sport Park interverremo noi i primi mesi del prossimo anno perché lì ci vuole un progetto ad hoc e anche importante come spesa che abbiamo già stanziato. Interverremo su via del Perugino, via Bravante, via Manzoni, via Giotto, via La Vinci, via Bragadin, via Tombari, via Cecchi, via Nelli e via Caboto. Le vie Caduti del Mare, via Campioni e anche via Sanzio sono invece vie interessate da un lavoro di importante fognatura, quindi di realizzazione di nuova fognatura per il quale abbiamo vinto anche un finanziamento e sono state messe delle quote anche da ASET, quindi parliamo di un lavoro di 1.775.000 euro che riattiverà anche dei comparti edilizi importantissimi che stavamo aspettando proprio in quella zona. Ecco che il quadro si completa, non è il termine dei lavori perché stiamo già lavorando su un ulteriore progetto di asfaltature che sarà previsto per il prossimo anno.